Ciao a tutti, anche oggi, come ogni giorno, sono sempre di corsa. Ci alleniamo insieme? Andiamo! Benvenuti nel magico mondo della corsa. Assieme ad Ali e Alipper abbiamo pensato di realizzare 6 video per raccogliere consigli e segreti che vi porteranno a correre una 10 km. Che tu sia un atleta o no, non importa. La parola d'ordine è non scoraggiarti. Quindi allaccia le scarpe e partiamo. Cari amici, oggi il nostro obiettivo è correre per circa 30 minuti. Sono circa 5 km e siamo a metà strada. Il nostro traguardo alla fine di questa serie di video è di correre per 10 km. Quindi, niente paura, siamo pronti. A questo punto qualcuno potrebbe incappare in qualche ostacolo. Ad esempio, potrebbe comparire qualche vescica ai piedi o qualche infiammazione ai tendini. Questo non capiterà se vi munite di un paio di scarpe tecniche e di calzini adeguati. Le scarpe per correre sono ben ammortizzate e fatte apposta per proteggere il nostro piede. I calzini sono di tipo dry per mantenere il piede asciutto e senza cuciture per evitare ogni tipo di abrasione. Per l'acquisto di questo materiale affidatevi a negozi e personale specializzato. Oggi corriamo per 30 minuti e nella parte finale facciamo degli allunghi da 100 metri. Dopo ogni allungo faccio una camminata di recupero di 100 metri. Finito il nostro allenamento, beviamo un po' d'acqua, dei sali minerali se li avete e facciamo un po' di stretching. Oggi vediamo gli esercizi per il tronco. Primo esercizio, flessione laterale del busto. Secondo esercizio, torsioni del busto. Bene, nella prossima puntata parleremo di come allenarsi con un amico. La compagnia durante la corsa è uno stimolo per migliorarsi e arrivare al nostro obiettivo con più facilità. Vi è piaciuto l'allenamento? Allora ci vediamo la prossima settimana. Ciao!